grazie per rispondere a questa domanda. Spendo qualche parola per raccontare un po' come sta lavorando il Faces. Noi, per far fronte a tutta questa, diciamo, riduzione di digitalizzazione nel settore delle costruzioni e partendo già dal nostro portfolio di prodotti e servizi che già sono molto performanti per supportare i nostri clienti, negli ultimi 3 anni abbiamo creato un ecosistema che è composto da una divisione che si occupa di supportare qualunque realtà nel settore delle costruzioni che vuole affrontare il tema del change management. Abbiamo un'altra divisione che si occupa di ricerca e sviluppo, quindi si occupa di andare ad approfondire temi che magari saranno sul mercato tra diversi anni. E poi una divisione che si occupa di realizzare e personalizzare e costruire progetti insieme ai clienti allo scopo proprio di utilizzare al meglio i nostri prodotti, le nostre tecnologie per poter affrontare questo tema dell'applicazione di tecnologie innovative a supporto di progetti in ambito tecnologico. Per fare un esempio di questi ambiti possiamo citare le tecnologie che forse sono quelle più note nel settore delle costruzioni, che sono quelle afferenti all'ambito del BIM, quindi gli ambiti della modellazione, gli ambiti dell'aggregazione di modelli, dell'information management. Abbiamo già clienti che utilizzano queste tecnologie, stanno svolgendo progetti negli ambiti della, soprattutto con l'applicazione della sicurezza e dell'aumento della sostenibilità di infrastrutture in ambito idrologico. Una delle invece ultime applicazioni che sta diventando di grandissimo interesse nel nostro settore è quello della creazione e sviluppo di digital twin, o gemelli digitali. Si tratta di una tecnologia estremamente innovativa che può essere applicata in tantissimi settori, tra cui anche quello legato alla protezione, all'idrologia, alla protezione dell'ambito dei laghi, fiumi o qualsiasi ambito dove, diciamo, l'acqua fa da comune. Grazie alla divisione appunto di Digital Transformation Engineering abbiamo la possibilità di accompagnare i nostri clienti a sviluppare progetti che hanno l'obiettivo di creare gemelli digitali. L'aspetto estremamente innovativo di queste piattaforme è la possibilità che hanno di collegarsi ad altre tecnologie che stanno diventando di grandissimo interesse e nell'ambito idrologico possono essere veramente determinanti, e cioè l'intelligenza artificiale o ad esempio le tecnologie GIS per la rappresentazione dei dati di ambito geospaziale.